ad oggi ci stanno tanti tentativi di modificare il DNA degli esseri umani, degli esseri viventi, degli animali, e proprio di animali vogliamo parlarvi in questo gioco. Per esempio, adesso noi proveremo a mettere insieme due animali diversi. Voi dovete capire come si chiama questo animale, il cui nome è un bruttissimo gioco di parole tra i due nomi degli animali veri. È chiaro? Dovete prenotarvi, eh? Vediamo il primo. Che cos'è questo? Harriet Gamber. Stop. Harriet Gambero? Ma che è Harriet Gambero? Harriet Gambero? Sì. Ma come fai? Lo sai che cos'è? No, è un camoscio. Che è Harriet Gambero? È un camoscio? Aragoscio. Aragoscio. La Rive Gauche. Esatto. Aragoscio. Mezzo camoscio, mezzo aragosto. Aragoscio. Non è un camoscio, animali. Ragazzi, c'ha le corna. E camoscio non è i corna. Ma scusa, l'ariete con le corna raddrizzate? No, non è un... Che cos'è quello? Araflone. Non è un muflone? No. Dietro l'avete indovinati, siete bravissimi comunque. Ma che animale è quello? È la risposta tua, è un brutto gioco di parole tra un'aragosta, che cos'è quello? Ah, è l'arabù. Mezzo aragosta, mezzo Belzebù, perché la capra, come tutti sappiamo, è aracervo. Aracervo. Non è un cervo. Avete fatto le elementari. Dovete prenotarvi. Luca Ravenna. Arabambi. Carabambi. Capra aragosta. Non è una capra, che cos'è quell'animale davanti? Prima è un bel gioco. Questo posso dirti. E quello l'abbiamo tolto. Ragazzi, io voglio l'aiuto del pubblico. È uno stambecco. Ah. Quindi si chiama? Arastambecco. No, quasi. Stambecco aragosta. No. È un arabo. Stambeccarago. L'ultimo, poi ve lo dico io. Arambecco. Luca. È un babà della nostra brigata. Il primo è un aragosta becco. Un aragosta becco. Vediamo il secondo. Aragosta becco. Ecco, ah sì. Che cos'è? Sì, lo so io, Bruno Vespa. No. Ci assomiglia però. Camel corvo. No. Un corlama. No. Corlama. Che c'è sopra? La testa di chi è? Ah, mamma lo so io. Mia, dromedario è un corvo, quindi chiaramente un drone. Corvo dai. No. Corvo dario? Un merlo. È un cammello. Ah, scusa, un merlo. Ah, è un merlo e un cammello? Allora è ovviamente un cammerlo. Il caramello, il caramello. Il cammello. Il caramello. Ho indovinato. Cammello. Vediamone un altro. Ci sono degli autori dietro questi meravigliosi. Questi li ha fatto. Questi li ha fatto Flavio Grasso, che forse dovrebbe cominciare a fare colazione la mattina. Un saluto a Flavio Grasso. Cinghia al cervo. La renorsa. Cinghialalce. Cinghialce. Un cinghialce. Un cinghialce. Cinghialce. Vediamo l'ultimo. Il coniglio lepre. No, è un gatto topo. Oh, io devo andarci la macchina in seconda gatto fila. Gatto topo? Il ragno. Un gatto. Il gatto di patate, che cazzo è? Un gattopo. C'era questo che fa. Dai, l'altro. Ma che c'ha una borsa in faccia questo? Beh, questo è un pessimo lavoro di Photoshop. È proprio. Questo è veramente brutto lavoro. Cioè, secondo me. Qui ce ne sono due o tre di questo. Che è l'animale da cui è partito il Covid, chiaramente. Ti dico, è uno gnu, quello davanti. Lascia pure la veletta. Ma che pesce rosso. Faccia? Ah, un pesce rosso. No. Ah, ce l'ho. È un piranha. Il cernu. Una cernia insieme a un gnu. Io non ho capito che è un piragna, quindi. Quindi è un cerro. Piragnu. Un piragnu. Vediamone un'altra. Quante ne mancano, ragazzi? 16.000. Oddio. Ma che cos'è? È un polpospino. Il polpospino. Vedi, ci sta arrivando. Va bene.